Buongiorno, non è mezzanotte, ma è mezzogiorno passato. Cioè, sono con la luce, il lampadario acceso. Ma perché voglio fare queste cose? Il lampadario acceso e la luce LED, perché se facevo adesso, vabbè. Perché se facevo solo questo si vedeva completamente nero sotto. Vabbè. Ieri ho fatto i capelli col ferro, cioè ho preso acqua, quel coso lì del glow, wow, air, insomma quella cosa lì funziona, perché insomma ho preso anche acqua, sono uscita con un cappuccio, ma il cappuccio era bagnato e tutto. Dunque, qui per cosa? Ho fatto il mio ordine da Geek & Gorgeous per tutte le cose che avevo finito. Non ho riacquistato soltanto, non ho riacquistato lo stressless, che poi vedrete una review nei prodotti finiti, e l'acido ialuronico rich, che sinceramente non mi sono sembrati una cosa incredibile, però prima ve li spiegherò nei prodotti finiti perché entrambi li ho finiti. Invece avevo finito il CeraVe all'acido salicilico, non avevo mai utilizzato il detergente schiuma, sì, mo costa, detergente schiuma idratante per pelli da normale a secche. Allora, non avevo mai utilizzato questo perché pensavo fosse una schiuma di quelle che secca la pelle. Invece ho avuto modo di provarla prima, un attimo. Mi sono resa conto che è una schiuma morbidissima, non l'avevo capito. E quindi sono già 4 giorni che uso questa qui. E ne sono felicissima. Ho ancora un po' di quello al salicilico, ma siccome era alla fine non volevo rimanere senza e prenderlo all'ultimo momento, per fortuna la mia parafarmacia ce l'ha e l'ho presa. Questo credo che qualcuno di voi già lo usi, con 3 ceramidi essenziali, amminoacidi, acido, quello. Niente, buono, mi è piaciuto molto e addirittura questo qua rimuove il make-up. Ci ho provato a rimuovere il make-up e lo fa. Però ovviamente dopo ho fatto una controprova con un po' di acqua micellare per vedere se c'erano residui. Forse un po' sugli occhi, un pochino sopra, ma sul viso 0, 0, 0. Quindi questo non dico che può eliminare completamente, per carità, perché ormai se non si fa la doppia detersione, una volta non ci si lavava neanche, non ci si struccava neanche prima di andare a letto, la doppia detersione, per carità, sì, leviamoci, sì, dobbiamo levarci tutto, ma insomma, questo qui per emergenza. Da solo leva anche un po' di make-up. Ecco qui, avrei potuto farvelo vedere un altro video. Questo è il trucco e voglio provare il detergente schiuma di CeraVe che non avevo mai provato per mostrare come funziona. Anche come struccaggio. Ovviamente sto velocizzando perché è inutile che io lo massaggio tanto e massaggio in generale qualsiasi detergente, mi salvaguardo con i polsini, i soliti polsini da tennis, vado bene anche sugli occhi. Avrei potuto passare anche, vabbè, e niente, uso il pannetto per togliere lo strato e anche per verificare quanto mascara. Infatti, questa quanto roba e questo era schifoso. Ne prendo uno nuovo e ripasso sul viso con
Attenzione, vedo che è libero, insomma. Passo un po' di acqua mineralizzata, così più che altro per vedere se c'è qualche cosa ancora su, ma decido di passare un po' di acqua micellare proprio sugli occhi per verificare se funziona. E vedo che anche l'acqua micellare ha lasciato tutto. Mi spruzzo più di acqua di lepore di cui vi ho parlato e niente. Basta solo questo. La doppia detersione questa sera non l'ho fatta. E niente, è una Consiglio, meraviglia. fate ciuffo un po' più qua perché mi sembra più Veronica Lake. Io non amo i ciuffi molto, come mi piacciono sti capelli, ma signora mia non ci se crede. Perché non ho preso l'acido ialuronico rich di Geek & Gorgeous e poi vi dico perché sto finendo quello della Roche-Posay Yalu B5 e ne ho preso un altro. Ecco, quando lo comprate si presenta così la pipetta è a parte e poi è così, insomma, e lo troverete nei prodotti finiti. A me questo acido ialuronico B5 mi piace molto, mentre invece c'è un altro prodotto che mi sconfinferà poco. Allora, che cosa ho ripreso da Geek & Gorgeous? Ho preso, e qui è la storia, ho ordinato vitamina C, Siglo, sì, e vitamina C, fidatevi perché queste luci. E cos'era successo? Prendo il pacco, vediamo se ho ancora la foto, ve la faccio vedere. Qui una confezione era giallognola, quindi era fuoriuscito un po' di siero da dentro. Ne avevo prese tre confezioni, perché una per una mia amica che volevo fargliela provare e due per me. Io ne prendo sempre due e le tengo in frigo. Morale. Ho scritto e ho mandato la foto del pacco. Mi hanno risposto subito scusandosi perché ultimamente avevano cambiato il fornitore, gli aveva mandato delle pipette diverse e il liquido fuoriusciva un po' dalla cosa. Per cui dice: glielo rimandiamo, però intanto controlli il prodotto all'interno che dovrebbe essere tranquillo, trasparente. Infatti, dopo un giorno, perché avevo da fare cose, eccetera, dopo un giorno sono andata a controllare il prodotto dentro, era intonso. Cioè, quindi probabilmente è uscito dalla pipetta. Confezione, non lo so. Si sono scusati perché hanno avuto questo problema con diverse cose. Vabbè, quindi. Complimenti non solo per i prodotti a Geek & Gorgeous, ma per il customer service, perché veramente è eccezionale. Non mi ricordo una volta che cosa era successo sempre con loro che mi hanno fatto l'altra spedizione. Adesso è partito l'altro vitamin C e niente, mi trovo proprio bene. Non c'è storia. Poi ho preso, perché lo vedrete nei prodotti finiti, l'acido azelaico. Questo continuerò perché è eccezionale, sia da stendere in concomitanza della tretinoina, sia da solo. È eccezionale per la luminosità, per le macchie. Insomma, io dell'acido azelaico questo è al 20%. Poi ho ripreso sempre il B-Bomb, la niacinamide, la loro niacinamide al 10%. Perché prendo questa? Perché quella di The Ordinary mi faceva tanta irritazione, non capisco perché. Cioè, ci sono delle cose che mi vanno benissimo, per carità, The Ordinary. Sempre, 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 perché ha aperto un mondo, ha aperto una strada a tutti questi brand che ogni tanto mi segnalate
Dice questo fa le cose come di ordine, quest'altro fa le cose come di ordine. No, questa ragazza che ha creato, questa donna che ha creato Geek & Gorgeous, ha creato questo brand semplicemente perché aveva certe problematiche e l'ha create. Ha creato una linea per risolvere tutte le sue problematiche, quindi ha fatto anche uno studio suo. Se questo studio si è anche ispirato un po' a Dior e cose varie. Invece ci sono gli altri che proprio sono copy and paste, copy and paste, copy and paste. Allora, possono essere buoni, migliori, peggiori, non lo so, non mi interessa, io ho avuto soltanto un'esperienza, però io sono fedele a quel genio che è stato Brandon, che ha cambiato la vita delle donne che vogliono curarsi e vogliono impegnarsi a capire che cosa si mettono in faccia, perché è anche questo, insegnare loro cosa, cioè avere una crema che contenga tutto. A volte non sai, sì, mi piace, è buona, eccetera, ma aver insegnato alle donne, aver avuto questa missione, insegnare alle donne che cosa ti metti in faccia e quello che cosa serve, quindi preparare questa serie di ingredienti che tu ti gestisci secondo le tue esigenze, alcune ancora non ci arrivano, ma è una questione anche di passione. Poco a poco ci state arrivando tutte, ci stanno arrivando tutti e quindi genio. Allora, a un genio che sia nelle mani del Signore adesso, perché è nelle mani del Signore, sicuramente io devo molto e non posso tradirlo con altri che hanno copiato. Poi, lasciamo stare, adesso in mano l'azienda in un grosso gruppo e spero che, come sta facendo, manterrà lo spirito di quello che di honor, di ordine, niod, eccetera, eccetera. Vabbè, non mi prolungo oltre perché va bene. E poi che cosa ho ripreso? Il liquid hydration, questo. Che una volta davano anche in omaggio la confezione piccola spray, invece hanno adesso, perché il contenitore spray non era grosso, cioè c'era solo la bottiglia del tonico. Io questo liquid hydration lo adoro, ho pochissimi tonici idratanti, più che altro tonici esfolianti. Di tonici idratanti ne ho poco perché uso le acque termali. Ah, ecco, c'ho quella di Lepore, oltre a quella di Avène. Lepore che è calabrese, finalmente l'ho trovata qua, ve ne avevo parlato un attimo. E questo liquid hydration nello step, cioè pantenolo, NMF toner, che non so cosa vuol dire, hydrate soothe. Questo sono 100 ml, era un po' che non la prendevo, mi fa felice, sono a posto. Forse ci sarà ancora qualche altra cosa. Questo è buono, questo mi piace anche per questo effetto. E questo qui ha soppiantato gli altri. C'è niente da fare. Costicchia un po', mentre c'è una cosa di questo prodotto che non mi piace, ma ve ne parlerò fra i finiti, così, cioè, probabilmente non so utilizzarlo io. Ah, di questa linea io uso sempre il retinolo per il collo, infatti, fra un po' devo prenderlo e sono contenta cioè, è un collo sempre di una settantenne. Però fra queste e la maschera LED che faccio anche qui sul collo sono contenta. Sugli occhi, vabbè, è inutile dirlo perché sugli occhi ho messo la matita Olive e poi ho messo di Natasha Denona, perché la Olive non è sparkling. Ho messo un po' della parete golden dove c'è il verde.
ho tamponato un po' di luccicante qua e l'ho messa anche all'interno, all'interno ciliare superiore, all'interno inferiore, l'ho girato, insomma, tipo un leggero smokey eyes, che si vedrebbe di più se non fosse buio e tempestoso. Ragazze, io parto, aspettate, i vlogmas miei arriveranno fino a gennaio. No, scherzo. No, non scherzo, perché può darsi, non lo so. E che il Natale sia come volete voi, lo ripeto, assolutamente. Baci, ragazze e ragazzi. E basta. Sì, basta. Ciao. No, se mi viene in mente qualcos'altro, ma non mi viene in mente niente. Ciao.